Buonasera cari telespettatori e benvenuti in una nuova puntata di Comunità. Oggi parliamo del Portego, l'annuale della comunità di Galesano, dell'ottava edizione del Festival dell'Istrioto e della nuova mostra di Fulvio Juricic. È uscito il nuovo numero dell'annuario Il Portego, voce ufficiale della comunità degli italiani Armando Capolicchio di Galesano. Come ogni anno ci sono i temi tradizionali, no? Perché il nostro annuale ormai segue una struttura tradizionale. Le prime pagine infatti sono dedicate a temi di attualità, ovvero dei momenti importanti che sono legati alla comunità degli italiani e al paese in generale. Poi si passa al capitolo dedicato alla storia e alla toponomastica del paese, per poi arrivare a un capitolo molto ampio che parla di Galesano nei ricordi di un tempo. E questo è quel capitolo che praticamente è formato da quegli articoli che sono nati dalle memorie dei nostri compaesani. A metà Portego troviamo il punto che diciamo il punto più atteso, no? Anche dalla gente, ovvero l'album fotografico, che di solito è praticamente formato da foto d'archivio, che sono molto, molto amate, no? dai nostri compaesani. E poi si arriva al punto dedicato ai più piccoli, ovvero a varie poesie, compitini scritti dagli alunni della scuola elementare di Galesano, ormai una collaborazione tradizionale ed un punto che non può mancare. E si passa poi alla narrativa, anche qui racconti legati ad un tempo, al passato, e sono scritti anche in dialetto galesanese, perché ci teniamo molto anche alla scrittura in dialetto galesanese per lasciare quanto più una traccia scritta. E poi pian piano, no, sfogliando le ultime pagine, troviamo anche delle poesie, dei versi dialettali dei nostri compaesani. E poi le poesie sono scritte ovviamente sia in dialetto e hanno la rispettiva traduzione. E poi concludiamo con degli articoli dedicati a delle curiosità che riguardano praticamente la partecipazione dei nostri gruppi che operano, no, in seno alla comunità, varie manifestazioni oppure mostre che abbiamo svolto noi all'interno del sodalizio. E quest'anno poi, come da tradizione, abbiamo anche pubblicato il bando di concorso, il concorso letterario Michele della Vedova, che sarà aperto fino a marzo 2021, perché vista la situazione, ecco, abbiamo dato un po' più di tempo ai nostri scrittori di presentare le loro opere, no? I loro componimenti. E poi una novità, l'ultima pagina è dedicata a un cruciverba. Ecco, quest'anno abbiamo deciso così di concludere con un qualcosa di nuovo, ovvero un cruciverba che è dedicato a delle parole, dei termini che il lettore trova all'interno dell'annuale e poi si diverte completando questo cruciverba. Visto che è la 18ª edizione, come ogni anno trovare temi nuovi e cose divertenti da mostrare? È una bella sfida, lo ammetto. Però con un lavoro di squadra, sia con il gruppo letterario, ma anche con altri suggerimenti, no, che vengono dati dalle persone, poi cerchiamo di mettere giù dei temi particolari, dei temi interessanti, e cercando però sempre di mantenere quell'equilibrio tra gli argomenti tradizionali e quel pizzico di novità, no? Quest'anno è stato speciale in tutti i sensi, è stato differente, diverso. Com'è stato per il Portego? Ecco, l'ha definito bene, un anno speciale, useremo questo termine. Per non usare peggiori. Esatto. Senza ombra di dubbio è stato ostacolato il tutto. Infatti di solito il Portego viene presentato a fine giugno in occasione della festività dei Santi Pietro e Paolo, però quest'anno a causa della situazione ovviamente la serata non si è tenuta e il tutto si è spostato, ecco, come possiamo vedere, praticamente a fine anno, perché la situazione ha ostacolato i lavori, sia il contatto con le altre persone per definire, no, le ultime cose, gli articoli, eccetera, però anche poi l'ultima parte legata alla stampa. Quanti collaboratori sono legati a questo progetto? Allora, per quanto riguarda il gruppo letterario sono una decina, però il numero non si ferma lì, perché come ho menzionato prima, per costruire, no, uso
proprio intenzionalmente il termine costruire certi articoli, servono molte persone, molte testimonianze, perché fare degli articoli basandosi soltanto sulla memoria delle persone non è una cosa da poco. E poi, come si sa, poi anche la gente un po' dimentica, poi si ricorda un qualcosa, poi le cose cambiano, poi bisogna chiedere ancora a qualcuno, e poi un lavoro, no? Un lavoro che dura, però alla fine è con una bella soddisfazione, perché poi una volta che il tutto è stato scritto rimane lì, anche per le generazioni future ovviamente. Generalmente l'annuario viene presentato in occasione dei festeggiamenti dei patroni di Galesano, i Santi Pietro e Paolo. Quest'anno, vista la pandemia, ciò non è stato possibile. Tutti hanno compreso il motivo per cui è scivolato così in avanti la presentazione, però effettivamente averlo in mano è stata una soddisfazione. Se mi permette anche un'altra cosa, vorrei ringraziare il gruppo letterario, perché quest'anno ogni anno fa un grande lavoro, però quest'anno assolutamente hanno dovuto rimboccarsi le maniche e così cercare di concludere è stato faticoso. L'importanza di questo annuale per la comunità qual è? Allora, sicuramente una delle essenziali è il fatto di avere una traccia scritta. Molti degli articoli sono in galesanese, molte poesie sono in galesanese, e poi anche ricordare cose che sono passate, quindi rivedere un pochino il passato e poterlo sistemare in questo annuale per noi è fondamentale. Quando dice sono in galesanese, dialetto galesanese, quali sono queste grandi differenze tra questo dialetto e poi il dialetto istro-veneto che parliamo allora, in tutta l'Istria? Le grandezze sono diverse. I non galesanesi, se ci sentono, hanno qualche difficoltà a capirci. Per fortuna, e lo dico veramente molto orgogliosa, in molte case si parla ancora. Magari non è perfetto, magari sappiamo che le lingue mutano, cambiano nel tempo, e il galesanese naturalmente non è messo a parte, come dire. Però è molto diverso, ci sono delle specificità nelle parole, nella composizione della proposizione, insomma, diverse. Si sa quanto siete attenti qui alla comunità di Galesano nel mantenere, nel tramandare le tradizioni. Quanto vi aiuta il Portego? Il Portego è una finestra, dico io. Uh-huh. Una finestra dove vediamo le generazioni che erano presenti e le generazioni che verranno. Così abbiamo anche una possibilità di avere un vanto dove dimostrare cosa facciamo e cosa facevano i nostri avi prima di noi, perché l'importante è continuare e l'importante soprattutto è essere uniti, perché se si fa gruppo siamo più forti, e questo è l'obiettivo anche di questo giornalino. Oltre alla forma cartacea esiste anche quella online? Sì, con quest'anno abbiamo, grazie al Festival dell'Istrioto, abbiamo la possibilità di vedere e di leggere anche le passate edizioni. Dal 2013 in poi abbiamo sulla pagina dell'Istriotto quest'anno le abbiamo lì in online, così che qualsiasi se ha perso o non c'ha, diciamo, la possibilità di qualche numero che non era qui a Galesano, allora può leggerlo e stamparlo anche, diciamo, in via privata. È un vero lavoro di gruppo, sono presenti autori e scrittori più maturi, i bambini, così che l'importanza e il peso di questo annuale è veramente grande. Esattamente, ognuno dal massimo, e anche nel costruire il giornalino, ognuno cerca di andare sulle cose che si sta dimenticando. Non perché si vuole dimenticare, ma perché il tempo è così veloce oggi di che dimentichi. C'è certe cose che ieri ti era importante, domani già la dimentichi. Allora nel costruire cerchiamo di andare sui particolari di una volta
i dettagli, l'importante dei dettagli è ricordare i dettagli, e perché in questo modo possiamo anche tramandare ai nostri bambini e ai nostri ragazzi, perché se non scriviamo si dimenticherà tutto quanto. Siete arrivati alla 18ª edizione, ci saranno anche quelle future? Sicuramente. magari, visto che quest'anno anche abbiamo saltato i termini, ci rendiamo conto che anche nel 2021 non sarà possibile pubblicarlo come lo facevamo di solito. Slitterà ancora avanti, anche perché quest'anno, non so come definirlo, speciale. A questo punto, usiamo questo aggettivo speciale, non ci ha permesso di tenere manifestazioni, non ci ha permesso di essere ospite, di avere ospiti, per cui poche cose sono state fatte e quindi siamo limitati anche nel materiale da proporre e da mettere nel Portego. Sperando che io sono positiva, da primavera in poi si ricominci in una pseudo normalità la vita di ognuno di noi, spero di insomma riuscire a far qualcosina da primavera, come dicevo poco fa, in poi. È ancora in corso l'ottava edizione del Festival dell'Istrioto, quest'anno in forma telematica vista la situazione epidemiologica. Abbiamo scoperto come si è partiti con il festival 8 anni fa. È partita un'idea che era inclusa all'interno di un'altra manifestazione, che è la Fiera di San Felice Fortunato. Ogni singola comunità del territorio parlante l'Istrioto avevano già alcune attività, sia dei concorsi letterari che attività attraverso le proprie filodrammatiche e anche attività di ricerca per le proprie parlate, però erano tutti nella propria comunità, impresi soltanto ad affrontare la propria parlata. 8 anni fa la comunità di Sissano, appunto con quest'altra manifestazione, ha cercato di un po' includere tutte le comunità, tutte le 6 comunità, far nascere un evento che sia come diciamo una manifestazione di rilievo per tutte le parlate, non soltanto per quella di Sissano, e che sia un'attività costante delle comunità attraverso un progetto annuale, non soltanto riferito a prepariamoci per una manifestazione che dura 3-4 giorni, ma un accordo, direi quasi, tra le comunità di procedere sia con la tutela, con la valorizzazione e con la presentazione di tutto quello che è la creazione artistica e culturale a livello della tutela della lingua delle comunità. Così nasce la prima edizione, una edizione ovviamente che è cresciuta negli anni. E questa è l'importanza, perché mi ricordo che il primo anno al concorso letterario c'era un'adesione veramente minima. Quest'anno abbiamo raggiunto 36 lavori, sono pervenuti 36 lavori che hanno incluso più di 50 persone. Quindi dal primo anno della prima edizione ad oggi l'incremento della partecipazione, ma direi anche della qualità dei lavori pervenuti, è cresciuta, e questo veramente ci rallegra, perché ci dà speranza che questa parlata autoctona dell'Istria può ancora rivivere non soltanto all'interno delle comunità, qui ci tengo a precisare, ma all'interno della società istriana, guardandola nel microcosmo del territorio dell'Istrioto, ricordando Rovigno, Fasana, Valle Dignano, Sissano e Galesano. Questo è il territorio. Poi ovviamente questo è quello che è rimasto di quello che è il territorio originario dell'Istrioto, che era molto più vasto. Da ricordare che comunque l'Istrioto si parlava a Pola, si parlava anche fino a Pirano, quindi era proprio una parlata autoctona pre-veneta, da differenziare dall'Istroveneto, che è nato ed è stato introdotto con il dominio della Serenissima su questi territori, mentre l'Istrioto è veramente quella componente autoctona della parlata genuina della popolazione istriana. Si dice che
deriva direttamente dal latino volgare, quindi ha secoli e secoli di storia, che ovviamente ha mutato nei secoli, però è sopravvissuto, e questo è un valore aggiunto, direi, proprio nel definirlo anche a livello politico, della nostra istrianità, della nostra autenticità istriana. Tra le varie comunità, l'istrioto varia? È diverso? O è sempre lo stesso? No, l'istrioto rappresenta una terminologia scientifica di quello che è un'oasi che si poi differenzia per territorio singolo. Quindi il rovignese non ha niente a che vedere con il sissanese, il vallese è più somigliante al sissanese ma meno somigliante al dignanese, quindi anche qui a volte qualcuno dice sì, parliamo di dialetto dignanese, sissanese, rovignese, però non coincide con una definizione generale di istriotto, però è stato, diciamo, curato da esperti, da scienziati, che comunque fa parte di una stessa famiglia, che noi la definiamo istriotto. Però è molto, molto, sì, molto differenzia la parlata rovignese dalla parlata sissanese, ad esempio. Claudio Gerbaz, membro dell'esecutivo della comunità del Sissano, ci ha spiegato cosa ha fatto il gruppo di lavoro in quest'anno non ha fatto semplice. Già che parliamo di istriotto, allora parlare in sissanese, non era neanche un po' facile. Siamo andati la prima volta in febbraio a Vale, che se guardavano non sapevano che fa, perché non potevano più ingrumare più di, non so, 200-300 persone tan posto, causa corona. E allora la prima riunione siamo un po' persi, non sapevano che, però dopo un paio, pian pian col tempo, siamo usciti tutto su questa roba mediatica e siamo arrivati a fare. Dopo 10 mesi abbiamo fatto anche massa. Non, a quel momento neanche non credevano che arriveremo a fare tanto. Devi dire che abbiamo avuto il grande appoggio dei presidenti delle comunità, hanno dato man libera e neanche uno non ha messo il bastone fra i raggi, così che abbiamo potuto lavorare. Devi nominare chi che ho lavorato, quei che era i primi, era De Rovigno Fabian Sponza, Vale Miriana Pauletic e Alessandra Civitico Bosic, Dignan Fabiana Laic, Galizan Deborah Moscarda e Piero De Mori, abbiamo un galizanese che sta a Pola, che è Valmer Kuzman, e De Sissan, Claudio Gerbaz e Paolo De Marin. Però devi dire che con noi, dopo ci abbiamo slargato e abbiamo contato, avevano più di 130 collaboratori che noi aiutavano a fare tutta questa roba. Quando parliamo del festival, in generale è un miscuglio di persone che si incontrano. Quest'anno è un po' diverso, visto che è tutto online. Quanto è attrattivo il festival quest'anno? Ma devi dire che è interessante, perché fino adesso, tutti questi anni che se ho lavorato come sto anno, tanto se ho lavorato, però si poteva vedere in comunità, si poteva vedere, si sa, anzi, questi ultimi 2 o 3 anni noi abbiamo slargato ogni logo, sia Rovigno, Vale, Dignan, Fasana e Galizan, io la so manifestazione in istriotto, però dopo la finale è tutto quanto si sa. Invece adesso, in questo modo del mediatico, tutti gli altri, tutto il mondo praticamente può vedere, e siamo restati stupidi. Se ho fatto questo sito, dei primi 2 giorni era 6.000 visioni, e questo è quel che noi ne aiuta, perché adesso è quasi un barcone sul mondo, e anche se devi dire che a Fasana se ho perso l'istriotto, non avevo più chi che parla, però in questo modo avremo forse l'occasione di catane schedun qualche buso del mondo, qualche fasanese che forse ancora parla. È una lingua che, io dico lingua, ma è un dialetto che non si parla spesso, che non si parla tanto, che non si parla più tra le famiglie. Perciò penso che l'importanza sia grande del festival, ma a lei come rappresentante sia del dialetto parlato a Sissano, sia della comunità italiana, quanto è importante a lei personalmente? Tanto, torni di nuovo su questo festival. Sto anno si è fatto tanto nel modo scritto, quel che noi guardiamo di fa, di quanto più vicina sta lingua che diciamo, anche se ella dopo lei ha le sue sì varianti, quanto più di vicina ai fiori, di parlare. I fiori, e questo anno si è fatto libricin che abbiamo 5 storie di Esopo tradotte in rovignese, valese, bumbaro, galizanese, sissanese.
con l'aiuto del Taglian. Allora questo sarò spartito per le scuole paesili con divertimento, con colori, con quel che sti fiori anche se impara. Guardiamo veramente de tramandà, perché siamo sempre pochi, allora dobbiamo guardare quanto più tramandà sta roba, soprattutto i più picci. Dopo è facile quando i picci sono. Quanto sono importanti eventi come questo festival per trasmettere anche ai più giovani un qualcosa che sta praticamente morendo? E se non ci fosse questo festival, può darsi che anche come a Fasana si parla sempre di meno, si parlerebbe anche in altre località. Ma prima di definire qual è l'importanza per le future generazioni, diciamo così, per la conoscenza di questa parlata, con queste manifestazioni in generale, ma in particolare con il festival, che ha una capienza anche mediatica più forte, sproniamo i nostri connazionali, i nostri compaesani, concittadini di questi territori ad riconoscere questa particolarità e ad aprire le coscienze verso la fierezza di conoscere questa lingua. A volte usiamo anche il termine lingua. Ci piace usarlo perché tra l'altro è riconosciuto anche a livello di UNESCO come lingua da tutelare, appunto. E questa è la principale attività da intraprendere, perché a volte io da sissanese lo posso dire che noi un po' ci siamo chiusi nel nostro e diciamo le generazioni di mio padre, di mio nonno, a volte quasi non lo usavano perché credevano che porta ad un non conoscenza, fra virgolette un'ignoranza culturale se parli un dialetto. Invece noi vogliamo dimostrare che è una ricchezza conoscere il dialetto e usarlo. Quindi non è la propria identità non deriva da una lingua standard, in tutte le parti del mondo, ma dalla purezza di una lingua del luogo. E in questo modo, con queste manifestazioni, con queste attività, ovviamente entrando anche nelle scuole, quindi da piccoli, da bambini, iniziare ad aprire la mente verso questa specificità e il bisogno di fierezza, forse credo che per un futuro il scopo primario di queste manifestazioni è ritornare a usarlo nelle famiglie. È questo, perché ovviamente sì, manifestazioni, sì, presentazioni, sì, pubblicazioni, creiamo archivio storico, creiamo ricchezza culturale cartacea, però la cosa più importante è conoscenza, divulgazione, ma coscienza della nostra gente istriana ad usare, ritornare a usare le nostre lingue. Qui quando parlo delle nostre lingue mi faccio riferimento a tutti i dialetti dell'Istria, perché ci sono diversi. Domani alle ore 20 sulla nostra rete avrete la possibilità di vedere il film Viaggiando tra remote melodie. In quest'anno diverso e sicuramente non semplice per la scena artistica, il pittore Fulvio Juricic ha deciso di mostrare i suoi lavori più recenti in una mostra online. Si tratta di questo nuovo ciclo che è stato iniziato circa 2 mesi fa, con nature morte, interni, finestre, tavoli, un modo di esprimermi che ho lasciato molto 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 presto, anzi subito dopo aver finito gli studi. Volevo deliberarmi di quel modo accademico di esprimersi, e allora volevo ritornare un po' indietro con questa creatività e mostrare quello che facevo una volta. Cosa facevo una volta? Cosa ci mostra in questi nuovi lavori che ritornano al passato? In questi nuovi lavori si può vedere più o meno quello che facevamo all'Accademia. Natura morta, interni, è tutto quello che vedo. Però con un'esperienza di 40 anni che sono molto diversi da quello che facevo una volta. Ecco. Il ciclo si chiama? Si chiama Rimani a casa? Rimani a casa, sì. Come
è un titolo dato da una mia ex alunna che adesso è collega, ha finito l'accademia anche lei, e quando ho visto il lavoro ha detto questo deve chiamarsi così e basta. Questo periodo, quest'anno, che è un po' strano, cosa significa per voi pittori? Avete più tempo per pensare, più tempo per voi, più tempo per creare, oppure è stato anche un periodo di stallo? No, io sono in pensione, così il tempo non l'avevo anche prima, però non so, per me non è cambiato molto, no. È un modo come lavavo le mani anche prima, non so, mascherina no, però il comportamento è una cosa normale, non so. Tempo per pensare un po' più, perché non ci sono più trattenimenti alle mostre, dopo le mostre, compagnie, così. Allora questo tempo qua lo pratico restando nel mio studio e lavorando. Dal 22 dicembre sul sito ufficiale dell'associazione Arsa Nova potrete vedere la mostra di Fulvio Juricic, che non appena la situazione lo permetterà, verrà fatta dal vivo. Cari telespettatori, siamo arrivati alla fine di questa comunità. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Ci vediamo sabato prossimo alle ore 16:30.